Tre ministeri, politiche agricole, beni culturali e istruzione, il servizio pubblico radiotelevisivo e soprattutto la passione dei produttori e dei toast van dell'Associazione Italiana Sommelier. Gli ingredienti per una ricetta vincente, quella della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio, si sono confermati tutti. Grande soddisfazione anche quest'anno per l'intera Associazione Italiana Sommelier, perché la giornata odierna è stata molto partecipata. Fino alla vigilia le aspettative sono sempre molte, poi dopo però quando si sviluppa il percorso didattico, il percorso di degustazione e i convegni, ti accorgi realisticamente che l'impegno che c'è stato ha dato il suo tornaconto. Dal Palazzo Reale di Torino al centro storico di Noci, da Benevento alle sponde del Lago di Lecco, i sommelier hanno dato vita a un connubio tra due eccellenze culturali del bel paese, il vino e il patrimonio archeologico. A Roma Capitale hanno preso vita le Terme di Diocleziano. Il calice è sempre più ambasciatore dello stile italiano nel mondo. Ed è il motivo per il quale ormai in Farnesina parliamo di promozione del vivere all'italiana, quindi raccontiamo agli acquirenti che dietro un calice di vino c'è un agricoltore che ha piantato la vite, che l'ha lavorata in un determinato modo, che ha utilizzato quel terreno nel modo migliore e quindi quando beve un sorso di vino beve un po' d'Italia. Una riflessione a 360 gradi su presente e futuro dell'enologia nazionale e soprattutto sull'enoturismo. L'evento è importante, Associazione Italiana Sommelier lo celebra su tutto il territorio nazionale. Sempre di più divulghiamo cultura del vino, cultura dell'olio, lo facciamo attraverso i corsi, lo facciamo attraverso tutte le iniziative a carattere nazionale che si svolgono sui nostri territori. Un'Associazione Italiana Sommelier con i bilanci in salute che conferma la propria capillarità sui territori. Oltre che della conferma della capacità di penetrazione, nella capacità di essere presenti e di sostenere tutte le aree in misura adeguata per giungere all'obiettivo. Il vino protagonista anche di specifici format televisivi, non più semplice comprimario della gastronomia. Questo assolutamente sì, io racconto la mia esperienza. Io mi sono avvicinato al mondo del vino proprio attraverso un corso da sommelier con l'AIS e lì ho scoperto un mondo che non nemmeno immaginavo. E da lì è nata l'idea di fare i signori del vino, per far conoscere questo mondo anche agli italiani. Una giornata che ha messo in luce la vitalità di alcune realtà laboratorio dei mille territori del toast van italiano. AIS Lazio ha utilizzato Roma come trampolino per far conoscere i mille volti della regione. In questi anni abbiamo lavorato duramente, i risultati si vedono, si è visto oggi nella giornata la grande affluenza di pubblico, dei nostri soci, anche dei curiosi. Naturalmente questo ci porta anche a fare delle considerazioni per il futuro, credo di poter parlare anche di grandi progetti. Le istituzioni regionali hanno apprezzato in questi anni il lavoro di squadra dei toast van del Lazio. L'agricoltura punta decisamente sulle ricchezze di casa. Nuove aziende, nuove realtà e soprattutto riscoprendo gli aspetti autoctoni e veri di territori che da sempre, a cui appartiene da sempre sia l'olio, appartengono sia l'olio che il vino. Il Lazio può essere un interessante laboratorio enoturistico. Soprattutto la nostra regione che sta sempre di più per essere conosciuta, scoperta per tutto quello che sono prodotti, eccellenze. Le Terme di Diocleziano sono la più grande testimonianza nel cuore della capitale di sette secoli di un'architettura pubblica simbolo della Roma imperiale. La stazione Termini prende proprio il nome dalle Terme di Diocleziano, che sono il complesso termale più grande mai costruito nell'antichità. Erano ben 13 ettari, circa la metà oggi è ancora in piedi. I banchi restano aperti fino a tardo pomeriggio, sfidando le incertezze del meteo. Anche quest'anno la grande bellezza è riuscita a sublimare in un calice le emozioni di un patrimonio unico al mondo.